Beh, stavolta abbiamo i compagni. Stavolta facciamo nome e cognome, cioè Alberto Nocerino, che sta vivendo un momento delicato, forse più degli altri, un momento delicatissimo della Cavese, sempre più sola, in fondo alla classifica del girone B. Neanche l'avvento di mister Stringana in panchina ha cambiato le sorti di una compagine che non sa fare gol, che sembra aver perso tutto quanto di buono si era costruito negli anni addietro. Da sottolineare però anche un Lanciano che non ha rubato assolutamente nulla a Cava, anzi è stato protagonista di una gara accorta ma incisiva, mettendo in apprensione per tutta la durata dell'incontro la difesa metelliana, condizionata però dall'espulsione di Nocerino, come si diceva nella prima frazione. Complimenti comunque ai rossoneri ospiti. Stringara sceglie Variale in prima linea, Turienzo entrerà solo in seguito, mentre la bozza del 3-4-3 con Nocerino più avanti non produce gli effetti sperati. Pronti via la Cavese al settimo subisce una conclusione del Lanciano con Russo che è bravo a respingere. Al 12° punizione brivido con il pallone che finisce sopra la parte alta della traversa. La Cavese 5 minuti dopo va vicino alla marcatura con una botta di Tarantino che termina di poco a lato. È il 23° quando Amenta con un tiro da fermo spaventa la retroguardia metelliana. Bene tra i rossoneri lo stesso Amenta, Sansone e Colombaretti, e al 31° gli ospiti passano. Errori marchiani della Cavese con Farina che perde palla a centrocampo, Scartozzi che non la recupera e Sansone che ci mette la forza giusta coi piedi, altro che capelli, ipnotizzando Russo che si fa sfuggire la palla tra le gambe. La rete del Lanciano innervosisce il capitano che fa di tutto per farsi cacciare e al 33° arriva inevitabile il rosso diretto. È entrata a martello che l'arbitro Cervellera di Taranto sanziona con la cacciata del terzino della Cavese. Arretra di qualche metro Bacchiocchi, aiutato sulla sinistra da Schettere e anche da Favasuli, ma l'uomo in meno si fa sentire. Al 36° Lanciano ancora insidioso su palla inattiva, Russo riesce a cavarsela. Questo è il primo tempo, ma nella ripresa ci sarà ben poco da aggiungere. La Cavese ci prova come al solito, ma in modo confusionario, senza mai impensierire veramente Chiodini. Al 25° Tarantino ancora una volta pericoloso, poi l'azione si perde per un fuorigioco. Al 29° contropiede micidiale del Lanciano, un'altra frittata della Cavese, della difesa della Cavese. C'è un fallo in area, l'arbitro concede la massima punizione che viene trasformata da Improta, subentrato da qualche minuto, a Masini. E questa praticamente la chiusura della partita, anche se al 40° ci proverà Sorrentino, con tiro alto, il Lanciano invece in contropiede potrebbe dilagare, ma la partita si chiude 0-2, per la Cavese notte fonda, per il Lanciano chissà, si strizza l'occhiolino ai playoff.